Vediamo la formazione arancio-nero-verde con la consueta casacca nera, con i due colori sociali, gli altri due colori sociali arancio e verde, mentre l'Opitergina con un completo rosso. Il campo dovrebbe essere in buone condizioni ed inizia in questo istante il match con il possesso di palla dell'Unione Venezia con Malagò. Malagò scarica indietro per Lelli. Lelli sul cerchio centrale del campo, in possesso di palla il numero 8, allarga sulla destra per Collauto, il capitano. Il lancio in verticale verso Nichele. Nichele si sottrae la marcatura, poi cerca la profondità verso Di Napoli, l'anticipo della difesa dell'Opitergina. Opitergina che può ripartire sul settore di sinistra, però la carambola favorisce l'Unione Venezia. Unione Venezia che può rimanere in attacco sul settore di destra. Calcio di punizione che sarà calciato da Favaro dal settore di centrodestra rispetto al fronte d'attacco dell'Opitergina. Parte il cross e un tiro diretto in porta, in presa bassa, poi dall'acqua, che poi perde il pallone, il passaggio per Di Napoli. Di Napoli allarga il gioco sulla destra per Collauto, mette in mezzo Collauto, la chiusura da parte dell'Opitergina, ma ancora la possibilità del cross, il tentativo di testa, limite l'area piccola di rigore, debole il tentativo. Proprio al limite l'area di rigore lagunare, parte il cross di sinistro, basso il colpo di testa di Piano, attenzione, la possibilità, il tiro centrale di De Pandis. Poi la chiusura, ritorno di Malagò, Lelli per Malagò, per Di Napoli, attenzione, 3 contro 3 sul secondo palo, c'è Zubin, la chiusura in anticipo di Zarotti. Nichele, calcio di punizione, vediamo Collauto, Collauto a spazio, posizione quasi centrale, il pallone in mezzo per Zubin, il tiro ed il pallone messo in angolo. Opitergina sul settore di destra, si fa vedere Furlan, Furlan cambia il gioco per Favero, su di lui c'è Falcer, Favero, il tiro e il palo da parte di Favero. Lancia in avanti Zubin, su di lui c'è Pasian, Zubin, il tentativo per Di Napoli, Di Napoli in area di rigore, il passaggio di ritorno e il palo, la traversa, clamorosa traversa di Zubin, clamorosa traversa di Zubin su questo scambio con Arturo Di Napoli. Il pallone di ritorno all'interno dell'area di rigore con Falcer, Falcer per Collauto, Collauto, su di lui ci sono due giocatori, va per via orizzontali, liberissimo centralmente c'è Lelli, poi su di lui ci sono due avversari, ottimo sulla destra per Collauto, parte il cross, attenzione il tentativo e il gol, e il gol di Malagò, il gol di Malagò al 43esimo minuto, è Malagò che porta in vantaggio l'Unione Venezia. Il risultato al termine del primo tempo, Opitergina 0, Unione Venezia 1. Sulla destra Zubin, la sfera per Zubin all'interno dell'area di rigore, il tiro, la traversa, ancora la traversa di Zubin. Al quarto minuto di gioco, Zubin servito ottimamente da Malagò. A largo sulla sinistra riceve il pallone Furlan, Furlan ancora sulla sinistra per Artusi, parte il cross, il colpo di testa di Dall'Acqua, tutto solo, mette il pallone in rete, il pareggio di Dall'Acqua al 18esimo minuto, al 18esimo minuto del secondo tempo. Vediamo che ci stanno mettendo tanto, Favero, parte il cross, il colpo di testa, liberissimo Pasian, servizio sulla sinistra, lo sganciamento di Artusi, parte il cross, mette a terra il pallone Dall'Acqua, il servizio, attenzione, e il tiro deviato che va in rete, il raddoppio, anche la sfortuna ci si mette contro l'Unione Venezia, e Opitergina che si porta in vantaggio. Attenzione perché c'è Furlan che entra in area di rigore, cerca di saltare Nicoletto, arriva Favero, il tiro e la parata di Menegatti. Piano sulla sinistra per Salzano, Salzano trova Cardin e poi il passaggio di ritorno per Salzano, parte il cross, il colpo di testa e la palla in rete, la rete, la rete, la rete, e Zubin, ancora lui a
abbiamo visto il tempo di recupero, siamo giunti all'interno del primo minuto di recupero, 46esimo minuto che sta per scadere. Salzano, 3 minuti di recupero, ringraziamo chi ci ha indicato 3 minuti di recupero. Cardin, il pallone ancora in mezzo, la sponda, Lelli, il tiro, la rete, il gol di Lelli al 47esimo minuto di gioco, il gol di Lelli, straordinario, al 47esimo minuto, a un minuto dal termine, l'Unione Venezia è in vantaggio per 3-2. Incredibile finale di partita, un Cunico scatenato, il pallone, attenzione, il tiro e il pallone che esce di pochissimo, ha sfiorato il pareggio Lopitergina a 15 secondi dalla fine. Allora mister Cunico, partita davvero incredibile, sofferta, 3 punti presi veramente all'ultimo secondo. Sì, sofferta con una dimostrazione di una squadra di grande carattere come il Venezia. Al di là della qualità, oggi ha messo in campo anche tutto quello che le aveva a livello nervoso. Non voleva perdere questa partita, addirittura nel pareggio al 90esimo abbiamo detto adesso ce la facciamo, ed è venuta anche la vittoria. Vittoria che è stata sofferta, però comunque per le palle gol che abbiamo creato penso che alla fine non abbiamo rubato niente. La vittoria dello Pitergina domenica scorsa contro il Sandonà Jesolo non era stato un fuoco di paglia? No, come avevo già detto in settimana a voi e anche ai ragazzi, avevo detto che comunque trovavamo una squadra in questo momento qua in salute, trovarlo un mese fa era una cosa, adesso la trovi veramente in condizione psicofisica e mentale molto molto alta, è una squadra che ha della qualità, una squadra che non molla mai, una squadra che comunque anche loro hanno sofferto, hanno pareggiato. Con un po' di fortuna hanno anche fatto il vantaggio del 2-1 sulle autorete, e quindi abbiamo trovato sicuramente una squadra tosta, e motivo in più perché noi meritiamo questa vittoria e perché abbiamo creduto e voluto fino alla fine. Ma oggi, al di là dei singoli, penso che c'è stato proprio un gruppo, un collettivo che ha voluto, nelle mille difficoltà, portare a casa il risultato pieno. E arriva la prima squalifica dopo la diffida di Cardin. Sì, aveva fatto il primo fallo, lì l'arbitro è stato subito il cartellino, però vabbè, prima o dopo doveva stare fuori, quindi domenica prossima saremo senza Cardini, verrà sostituito con un altro giocatore e quindi spazio a qualcun altro. Dal punto di vista tattico non è stata una partita facile, al centrocampo molti giocatori loro in movimento che non davano punti di riferimento. Loro giocavano con 6 giocatori proprio centralmente, sapevamo che dovevamo stringere molto quei due esterni, quei centrocampisti, lavorare bene sulle coperture. L'abbiamo fatto anche bene, secondo il mio punto di vista, perché li abbiamo imbavagliati bene e poi ripartivamo anche bene. Ripeto, abbiamo creato molto, abbiamo sparato parecchie palle gol, poi loro nel credere nel rimonta e anche nel vantaggio sono stati bravi, però abbiamo sofferto, ripeto, però sono bravi anche a livello tattico la mia squadra. Allora Cardin, esultanza mille alla fine di questa partita, 3 punti raggiunti in zona Cesarini. Sì, è stata una partita in cui ci siamo fatti del male da soli, diciamo. Eravamo in vantaggio, siamo andati al secondo tempo scarichi, non abbastanza concentrati, e loro sono passati in vantaggio 2-1. E poi bravi noi con la voglia, con la fame a rimontare e a portare a casa questi 3 punti che sono importantissimi. Allora, altra gioia. Finché è gioia anche per la squadra va benissimo. Ci siamo trovati sotto, eravamo in vantaggio, ci siamo complicati un po' la vita, anche del merito nostro, anche del merito loro però, e poi siamo stati bravi a portarla a casa alla fine. Quando ti è arrivata la palla tra i piedi, a pochi secondi dalla fine della partita, cosa hai pensato? Niente, la porta è là, lì si tira e poi di certo cerchi di tirare il meglio possibile, e è andata bene, si è infilata lì nell'angoletto.